Danilo Margheritella, cosa pensa di quanto ha detto Susanna Camusso, soprattutto quando parla della condizione previdenziale di chi dovrà costruirsi un futuro e sa che non andrà ad averlo? Allora, è chiaro che le parole di Susanna Camusso oggi sono parole che condividiamo a livello unitario. CGIL e CISL oggi hanno organizzato una serie di presidi in tutta Italia sul tema specifico della previdenza. Fa parte di quel pacchetto di iniziative che noi rivolgiamo al governo. Una previdenza vera deve trovare delle soluzioni, ad esempio sui giovani, attraverso la previdenza complementare, attraverso delle possibilità di garantire quindi ai giovani quella che abbiamo definito una pensione di garanzia rafforzata dalla previdenza complementare a fine rapporto di lavoro. Oggi queste condizioni non ci sono, i giovani rischiano di andare in pensione con delle miserie di carattere economico. L'incontro di lunedì al governo mi pare che sia con la triplice, quindi ci saranno tutti i sindacati al tavolo? Ci saranno tutti i sindacati, noi speriamo che non sia un incontro, diciamo, di pura informazione, ma di contenuti, in cui si dia ascolto a quella che è la nostra piattaforma sul lavoro che abbiamo presentato già da qualche tempo. L'anno scorso facemmo un buon accordo a settembre del 2016 e noi auspichiamo che ci possa essere un buon accordo sulle materie del lavoro anche quest'anno. Se così non fosse, evidentemente la mobilitazione dovrà continuare.